Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo poncho, questa è la parte iniziale, quindi la scollatura. Man mano che andiamo avanti, guardate anche la sfumatura del colore, quindi del filato che ho utilizzato, che è molto molto bella. È un poncho sicuramente semplice, ha la particolarità qui negli aumenti. E come vedete nell'immagine dell'anteprima, potete indossarlo con la punta davanti e dietro oppure con le punte laterali, quindi due tipi di indosso. Questo video è in collaborazione con la cariaricami.store che mi ha inviato appunto questo filato. Mi sono trovata veramente bene sia come lavorazione sia come colori, quindi sfumature molto molto belle e soprattutto come resa. Per realizzare questo poncho io ho usato 240 grammi di filato e misura 51 centimetri di lunghezza e nella parte laterale 40 centimetri. Prima di metterci al lavoro e prima di presentarvi i materiali che vi consiglio di ascoltare bene proprio perché ci sono tutte le informazioni sul materiale che ho utilizzato. Vi volevo invitare a iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzeremo questo filato che si chiama Fiore, che è di lacariaricami.store. Infatti vi invito a dare una sbirciatina sul sito perché troverete veramente di tutto. Guardate la sfumatura del colore, quindi del filato, che è una microfibra acrilico e 100 grammi equivalgono a 320 metri, quindi ha una buona resa. Qui nell'etichetta troverete le indicazioni per la lavorazione ai ferri e all'uncinetto. All'uncinetto è consigliata la lavorazione 2-3 mm, però io in questo caso ho utilizzato l'uncinetto 3,5 mm. Il colore che ho scelto è lo 06, si chiama Fiordaliso e da qui c'è il nome del mio progetto Poncho Fiordaliso. Se poi decidete di fare un ordine su questo sito e scrivete il nome del progetto, vi verranno caricati 10 punti per la raccolta punti che poi troverete indicato nel sito stesso. Prendiamo il filato e l'uncinetto e iniziamo la lavorazione. Io prima vi volevo far vedere un metodo che potete utilizzare per tanti altri progetti, quindi per tutto quello che riguarda l'abbigliamento, che è fare un campione del punto. Perché vi dico questo? Perché quando iniziamo con lo scollo, che si può fare di qualsiasi larghezza, chi lo vuole più largo, chi lo vuole magari uno scollo più sostenuto, dobbiamo applicare il marcapunti nella catenella iniziale. Quindi come facciamo a non rischiare di fare tutta la catenella, misurarla, arrivare alla lunghezza e poi ricontare tutte le catenelle per applicare il marcapunti alla metà. Facciamo una semplicissima operazione. Facciamo un cappietto al filato che stiamo utilizzando, quindi può essere questo che è una microfibra acrilico. Può essere una lana, un cotone, si può utilizzare l'uncinetto più piccolo, l'uncinetto più grande. Facciamo un cappietto che non contiamo e ci lavoriamo 20 catenelle. Fatte le nostre 20 catenelle, misuriamo così senza
tirare più di tanto, quindi la lavorazione morbida per com'è, 20 catenelle mi equivalgono a 10 centimetri. Perfetto. Prendiamo un pezzetto di carta e ci facciamo un calcolo. 20 catenelle uguale 10 centimetri. Io devo ottenere la mia circonferenza, che voglio ottenere io, è di 60 centimetri. Quindi cosa faccio? Faccio una semplice equazione. 20 catenelle stanno a 10 centimetri, come x sta a 60 centimetri. Quindi troviamo questa x. X uguale, facciamo 20 per 60 diviso 10. 20 per 60 fa 1200 diviso 10 uguale 120 catenelle iniziali. E questo era semplice perché la misura era 10 centimetri. Per farvi capire, noi quello che dobbiamo utilizzare comunque è questo numerino qui. Se qui fosse stato a posto di 10 centimetri 15, dovevamo fare 20 catenelle sta a 15, come x sta a 60. Il calcolo era 20 per 60 diviso 15 e avevate il totale delle catenelle. Un calcolo semplicissimo. In questo caso, la mia lavorazione richiede un multiplo di 7. Quindi, la prima cosa che devo provare a fare è 120 diviso 7. Quindi prendo la calcolatrice e mi faccio questo calcolo. 120 diviso 7 fa 17,14, quindi viene la virgola. Dobbiamo tenere conto del primo numerino e fare il multiplo. 17 per 7 uguale 119. Quindi dobbiamo fare 119 catenelle. Quindi l'altra operazione da fare è trovare la metà, perché dobbiamo mettere il marcapunti direttamente nella lavorazione della catenella. Quindi facciamo 119 diviso 2, prendiamo il totale e nella maglia che ne consegue mettiamo il marcapunti. In questo caso il totale è 59,5. Cosa facciamo? Noi facciamo 59 catenelle, nella sessantesima mettiamo il marcapunti e lavoriamo altre 59 catenelle. Quindi dobbiamo applicare il marcapunti nella sessantesima maglia in questo caso, che viene con la virgola. Se invece veniva solo 59, vi faccio un esempio, nella 59esima maglia mettevamo il marcapunti. Quindi nel progetto iniziale io ho lavorato 59 catenelle, nella sessantesima ho applicato direttamente il marcapunti, altre 59 catenelle e mi richiudo a cerchio in quello iniziale e iniziamo così la lavorazione del poncio. Oggi io vi farò un campioncino, però terrò conto del calcolo e sempre del multiplo. Quindi facciamo un campione, questo qua è il calcolo del progetto iniziale. Quindi a me è venuta questa cifra, può essere che a voi viene un'altra cifra. Quindi se il calcolo che fate è corretto ed è così, potete tranquillamente fare la misura che desiderate, quindi lo potete fare più scollato,
più invece una scollatura ridotta. Potete comunque utilizzare qualsiasi tipo di filato perché il calcolo ve lo permette, perché in base al filato, all'uncinetto, alla mano di lavorazione, voi vi fate i vostri calcoli iniziali. Tenete sempre conto però del multiplo. Mi raccomando, il multiplo del punto è 7. Quindi, fatto questo calcolo, io qui ho fatto 20 catenelle, io farò un campione del poncio per fargli vedere più che altro gli aumenti, perché come punto ora vedrete che è semplicissimo, per farvi vedere gli aumenti dei due lati uguali, i vari aumenti. Quindi noi faremo 6 giri e poi si ripeteranno. Quindi potete anche segnarveli questi aumenti, vi farò vedere ora io come fare magari a segnarvi gli aumenti man mano scritti, così quando lo farete, che la lavorazione è sempre uguale nei giri, si ripetono solo 2 giri, però negli aumenti seguite la linea bene o male scritta e vi troverete sicuramente bene. Ho fatto qui 20 catenelle, ora stabilisco all'incirca il campione, che deve essere comunque un multiplo di 7, di quanto lo devo fare. Quindi, in ogni caso, vado comunque a inserire un marcapunti nella metà della mia lavorazione della catenella. Quindi, in questo caso, io posso fare anche un campione di 42 catenelle, che è multiplo di 7, perché 6 per 7 è 42, ho fatto 20 catenelle, faccio 21, che è la metà, e qui nella ventunesima inserisco il mio marcapunti. Inseriamolo, guardate, prendendo la catenella che abbiamo appena fatto, lo chiudiamo, riprendiamo il cappietto e contiamo altre 21 maglie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Mettiamo in riga tutta la catenella che abbiamo fatto. Guardate, anche qui dove c'è il marcapunti la dobbiamo mettere sul dritto. Quindi qui sistematelo, ecco, così, così, così. Andiamo nella parte qui, nell'ultimo punto. Entriamo e ci chiudiamo con maglia bassissima. Come vedete, parte iniziale che già iniziamo con gli aumenti e parte centrale. Iniziamo a fare gli aumenti. Guardate, io qui ho fatto il primo giro di aumenti. 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, una maglia alta. E questo è il primo giro di aumenti. Facciamolo insieme. 1, 2 e 3 sostituisce la prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entriamo qui, guardate, e facciamo una maglia alta. Quindi nello stesso punto, questo diciamo che è il punto di chiusura, calcoliamo questo punto. Poi facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, entriamo nella quarta catenella e facciamo una maglia alta.
Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia successiva e facciamo un'altra maglia alta. 3 catenelle, filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, entriamo nella quarta catenella e ci lavoriamo una maglia alta. Nel punto successivo lavoriamo un'altra maglia alta. 3 catenelle, quindi questo lo dovete fare poi per tutto il giro. Contiamo 1, 2, 3, andiamo nella quarta catenella e facciamo maglia alta, seguita da un'altra maglia alta. 1, 2 e 3, qui abbiamo il marcapunti e dobbiamo lavorarci in questo punto l'aumento. Quindi, prima del marcapunti abbiamo 1, 2, 3. Nella quarta maglia sfiliamo e lavoriamo maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Quindi 1, 2, 3 nella maglia che era marcata lavoreremo maglia alta, tre catenelle e nello stesso punto un'altra maglia alta. Così. Potete anche non marcarlo perché cambia come lavorazione. Quindi continuiamo a fare 3 catenelle, saltiamo 3 punti di base, quindi 1, 2, 3 e andiamo nella quarta catenella e facciamo maglia alta, seguita da un'altra maglia alta nel punto successivo, fino ad arrivare alla fine del lavoro. Arrivati qui alla fine, abbiamo le nostre 3 maglie di base, abbiamo fatto le 3 catenelle, contiamo 1, 2, 3 e ci chiudiamo con maglia bassissima nella terza catenella iniziale e abbiamo fatto il primo giro. Guardate. Ora entriamo direttamente nell'archetto e qui lavoriamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, un'altra maglia alta, una catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. Quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Andiamo qui nel nostro promemoria scritto e ce le scriviamo. Nel secondo giro l'aumento sarà 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Il disegnino sarà così. Una catenella e 2 maglie alte, giustamente qui dove ci sono le 3 catenelle. Riaffranchiamo e qui, senza fare nessun punto di separazione, andiamo direttamente nelle 3 catenelle che abbiamo fatto e lavoriamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Filo sull'uncinetto, andiamo nell'altro spazio e lavoriamo 5 maglie alte. Quindi senza fare alcuna catenella di separazione, dobbiamo lavorare per ogni arco 5 maglie alte. Questi 2 giri sono quelli che si ripeteranno per tutto il poncio. Un giro faremo sempre 3 catenelle, saltiamo, in questo caso non c'è bisogno di saltare perché poi vi farò vedere nel giro successivo quali maglie verranno prese. E nel giro seguente
Abbiamo sempre le 5 maglie alte per ogni archetto che si forma, quindi nelle 3 catenelle sottostanti. Quindi lavoriamo sempre le nostre 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Qui stiamo quasi per arrivare, ecco, all'angolo. Al nostro aumento che dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato la parte iniziale e come ci siamo segnati. Quindi questo è un consiglio che vi do io di segnarvi man mano i nostri aumenti. Ecco, qui c'è l'archetto dell'aumento, entriamo direttamente e lavoriamo 2 maglie alte, 1 2, una catenella e 2 maglie alte. 1 e 2. E poi ritorniamo a lavorare le nostre 5 maglie alte per ogni archetto delle 3 maglie alte. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine, contiamo 1, 2, 3 e ed entriamo nella terza catenella e ci chiudiamo con maglia bassissima. In questo giro, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo rialzare con le 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, quindi ho fatto 6 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo qui nella catenella centrale, nella parte centrale. Facciamo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Saltiamo in queste due maglie, entriamo nella seconda maglia alta, sempre dell'angolo, e facciamo una maglia alta. Guardate. Quindi maglia alta, 3 catenelle, maglia alta centrale, 3 catenelle, maglia alta. Quindi per segnarcelo come terzo, maglia alta, 3 catenelle, maglia alta nella parte centrale, 3 catenelle e maglia alta. Il disegnino sempre all'interno partendo dalla maglia questa. Una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nella parte centrale, 3 catenelle e un'altra maglia alta. Questo è all'incirca quello che dovete fare. Poi giustamente guardando i giri precedenti vi accorgete che state lavorando comunque complessivamente tutte le maglie al di sotto dell'aumento che avete fatto al di sotto. Quindi siamo partiti dalla prima maglia e abbiamo lavorato le 3 catenelle con le 3 catenelle di separazione, siamo andati nella maglia centrale, 3 catenelle e nell'ultima maglia sempre dell'aumento precedente. Ora continuiamo, dobbiamo fare il giro delle catenelle, quindi 1, 2, no, scusate. Continuando qui, dobbiamo fare un'altra maglia alta che nella prima maglia delle 5 maglie alte precedenti. Quindi entriamo qui e facciamo una maglia alta. Così. 3 catenelle. Contiamo, la prima l'abbiamo lavorata, 1, 2, 3, lavoriamo l'ultima. Entriamo nell'ultima e facciamo la maglia alta. Di nuovo, nella prima, la maglia alta. Quindi stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto qua nella parte iniziale, sulle catenelle, ma lo stiamo ripetendo sui nostri archetti.
continuiamo, 3 catenelle, andiamo nell'ultima maglia e facciamo la maglia alta. Quindi saltiamo noi le 3 maglie centrali, filo sull'uncinetto, andiamo nella prima maglia e ci lavoriamo la prima maglia. Questo è praticamente quello che noi ripeteremo per tutto il poncio. Le maglie alte fatte nella prima e l'ultima maglia del gruppo, 3 catenelle, maglia alta, maglia alta. Nel giro successivo 5 maglie alte per ogni spazio, quindi senza catenella di separazione, senza niente. Nel giro di nuovo successivo dobbiamo prendere la prima maglia e l'ultima maglia dei gruppetti di 5, fare le 2 maglie alte separate con 3 catenelle. Quindi semplicissima come lavorazione. Qui ci stiamo avvicinando all'angolo, guardate, e abbiamo fatto l'ultimo gruppetto, facciamo, guardate, la maglia alta nell'ultimo gruppo, qui siamo nell'angolo, quindi se qua, e magari essendo maglie alte, avete difficoltà, potete applicare un marcapunti. Entriamo nella prima maglia, facciamo, abbiamo lavorato l'ultima e la prima anche qui, 3 catenelle, maglia alta centrale, dove c'è la catenella sottostante, 3 catenelle e maglia alta nell'ultima maglia dell'angolo. Continuiamo con la maglia alta nella prima del gruppo successivo e continuiamo la nostra lavorazione come abbiamo fatto finora. 3 catenelle e 2 maglie alte, saltando 3 maglie. Quindi una lavorazione che poi vi verrà semplicissima perché non dovete far altro che lavorare prima e ultima maglia e 3 catenelle centrali. Avete visto? Andiamo all'ultima maglia e poi ci lavoriamo la prima fino ad arrivare, guardate, alla fine dove facciamo le 3 catenelle e qui dobbiamo fare l'ultima maglia prima della chiusura. Facciamo la maglia alta, contiamo 1, 2, 3, nella terza ci chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo terminato anche questo giro. Nel quarto giro entriamo direttamente nell'archetto dell'angolo, ci rialziamo con 3 catenelle e lavoriamo. Le 3 catenelle ci sostituiscono la prima maglia alta e ne lavoriamo altre 4, quindi in tutto 5 maglie alte. 2, 3, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle e nell'altro archetto dell'angolo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Questo sarà il nostro aumento, il nostro quarto aumento. Prendiamo, ce lo scriviamo, il quarto giro sono 5 maglie alte, 3 catenelle e 5 maglie alte nell'archetto, quindi in questo archetto e in questo archetto. Continuiamo con i nostri gruppi di 5 maglie alte, quindi direttamente andiamo nello spazio successivo e lavoriamo 5 maglie alte e facciamo così per tutti gli spazi che ci ritroviamo. Arrivati all'altro aumento lavoreremo sempre 5 maglie alte, 3 catenelle e 5 maglie alte. Quindi facciamo questa lavorazione qui
In questo aumento lavoreremo 5 maglie alte, 3 catenelle, 5 maglie alte e continueremo con le 5 maglie alte fino ad arrivare qui alla fine. Arrivati qui alla fine, contiamo 1, 2, 3, ci chiudiamo nella terza maglia con maglia bassissima. Ora ci dobbiamo spostare qui al centro, quindi ci spostiamo con maglie bassissime, 1, 2, 3, 4, entriamo direttamente nell'angolo e qui ci dobbiamo lavorare. 2 maglie alte, 4 catenelle e 2 maglie alte. Quindi ci rialziamo con 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, lavoriamo l'altra maglia alta, 4 catenelle, 3, 4 e 2 maglie alte. Quindi questo è il nostro quinto giro, scriviamo pure questo aumento, guardate, quinto, 2 maglie alte, 4 catenelle e 2 maglie alte. Qui non vi ho fatto, diciamo, il disegnino, ve lo faccio qui nel giro precedente. 5 maglie alte, 3 catenelle e 5 maglie alte nell'angolo. 2 maglie alte, 2 catenelle, 4 catenelle e 2 maglie alte. Poi sapete che le maglie alte, il simbolo è questo. Questo lo dobbiamo lavorare qui, giustamente nella parte centrale. Continuiamo. Ora abbiamo la riga delle catenelle. Qui abbiamo le due maglie alte, non dobbiamo prendere la prima maglia del gruppo. Quindi facciamo direttamente le 3 catenelle e andiamo direttamente qui nell'ultimo punto e facciamo la maglia alta nel primo punto dell'altro gruppetto, facciamo l'altra così. 3 catenelle, ultimo punto, facciamo la maglia alta e primo punto, maglia alta. E continuiamo così fino ad arrivare all'altro aumento che faremo uguale e poi continuiamo fino alla fine. Arrivati all'aumento, 3 catenelle direttamente nell'aumento, quindi senza fare la maglia alta qui. Facciamo le 2 maglie alte, 4 catenelle e 2 maglie alte. Così. E continuiamo con 3 catenelle dirette. E andiamo direttamente nell'ultimo punto e nel primo punto del gruppo e continuiamo fino alla fine. Arrivati alla fine, abbiamo fatto le 3 catenelle, ci chiudiamo direttamente nella terza catenella iniziale con maglia bassissima. Da qui ci muoviamo direttamente. Una maglia bassissima e ci muoviamo direttamente nella parte centrale, ci rialziamo con le 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, ne lavoriamo altre 3, scusate, in tutto devono essere 4, 3, 4, 2 catenelle e 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Direttamente andiamo nel primo spazio e lavoriamo le 5 maglie alte. E facciamo così
fino ad arrivare all'altro aumento dove lavoreremo sempre 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte e poi 5 maglie alte negli spazi delle 3 catenelle, così. E questo è l'ultimo giro, quindi il sesto. Lo scriviamo, quindi il sesto è 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Il disegnino è così, 2 catenelle e 4 maglie alte. Il tutto lavorato del giro precedente nella parte centrale. Quindi, finito questo giro, ricominceremo dal primo. Quindi, su questo archettino dobbiamo lavorare maglia alta, 3 catenelle e maglia alta. Dopodiché lavoreremo 2 maglie alte, 1 catenella e 2 maglie alte. Resta invariato la lavorazione degli archetti, perché è sempre uguale. Quello che va a cambiare sono solamente gli aumenti. Quindi è un ripetersi e possiamo fare il poncio grande quanto vogliamo. Guardate, qui già si nota, sistemandolo così, gli aumenti e come sta allargando il nostro poncio. Questo in un campione, nella parte iniziale lo fate direttamente con le vostre misure. Punto di lavorazione semplicissimo, da qui in poi ricominciamo come abbiamo scritto con gli aumenti uno dopo l'altro e i punti laterali resteranno invariati. Quindi un progetto sicuramente semplice, veloce, perché io l'ho fatto in poco tempo, non dispendioso come filato, perché 240 grammi non sono tanti e soprattutto bello. Io mi sono innamorata del filato sfumato, qui ho il progetto originale, è veramente è eccezionale, proprio queste sfumature di colore che col blu, azzurro, beige e poi marrone, cioè ci stanno alla perfezione. Quindi proprio dei bellissimi colori e noterete andando sul sito di lacarriericami.store troverete altre sfumature di colori molto molto belle per quanto riguarda almeno questo tipo di microfibra acrilico fiore. Io spero che il progetto vi sia piaciuto. Io, come vi ho detto nella parte iniziale, ho realizzato un poncio di 51 centimetri di lunghezza e 40 centimetri di larghezza nella parte laterale, quindi abbastanza grande. Voi lo potete fare più piccolo o più grande, vi potete regolare e personalizzare il progetto a vostro piacimento. Spero che vi sia piaciuto il video. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook e Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.